benvenuti in questo nuovo video della mia Christmas Challenge, che sarà ovviamente, potete vedere, incentrato sulle ricette natalizie. Ovviamente potete scegliere qualsiasi cosa da mangiare di Natale, io vi farò vedere le cose più, diciamo, particolari, molto a tema natalizio. Prima di tutto passerò dolci e salati. Dolci, qua semplicemente sono fatti dei cappellini di Natale con cioccolato, panna e le fragole. Per chi ha problemi con le fragole potete anche utilizzare qualche altro frutto. Sempre dolce, questi qua sono dei mini panettoncini alla fine con, appunto, penso che sia una glassa realizzata anche con la pasta di zucchero, potete farla. Sopra, appunto, dei ribes rossi, ma potete secondo me utilizzare qualsiasi frutto rosso. Qua invece abbiamo il salato, che questo qua è facilissimo da fare, io lo ripeterò per tutta la ricetta. Se avete della pasta sfoglia in casa, fate tutto. Poi dei pomodorini e praticamente, non so se avete presente i salatini, che sono tipo dei pretzel, ecco, quelli lì divisi in due. Fate le antenne delle renne, dire le corna delle renne. Comunque, sì, dovrebbero sembrare delle piccole renne carine con il naso rosso, però sono molto simpatici con la pasta sfoglia, sono abbastanza facili da realizzare. Prossima ricetta, diciamo che è molto 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 facile, va bene anche per i bambini, è un alberello di Natale fatto con i pan di stelle. Per unirli basta usare appunto una o qualsiasi tipo di crema, io addirittura ho una volta l'ho fatta anche con il gelato, però basta qualsiasi tipo di crema fatta in casa e poi sopra la guarnite con qualcosa per rendere più natalizio. Se trovi con la sac à poche potete anche comprare queste, diciamo, caramelline che vengono vendute anche nei negozi pasticceria o anche in supermercati nel reparto pasticceria, è proprio, diciamo, l'incollato con la pasta da zucchero o comunque della crema un po' più diciamo zuccherata, se no usate la sac à poche. Dell'insalata russa o della capricciosa, ecco a voi la prima ricetta, un alberello di Natale realizzato sotto appunto con insalata russa o capricciosa, dipende come vi piace. Praticamente fate nient'altro che prepararlo in casa o comprarla già confezionata. Fate appunto una specie di cono, se ci riuscite, potete anche utilizzare magari degli stampini o dei coppini, insomma farlo con le mani, tanto non è che abbiamo la peste bubonica. Potete utilizzare i guanti comunque. Poi fate la forma appunto di un albero e ci mettete sopra il prezzemolo, in questo caso dei peperoni tagliati a pezzettini, del mais e poi la stellina la potete fare con sempre il peperone giallo oppure potete sbizzarrirvi con quello che avete in casa, basta che sia colorato e carino. Prima per gli amanti dell'insalata russa e della capricciosa non è finita, qua c'è il pupazzetto di neve che è uguale sempre all'insalata russa o capricciosa, se volete farla voi oppure la comprate già confezionata, fate due palle a due. Palle, una un po' più grossa e una un po' più piccolina, e poi utilizzate anche qui prezzemolo, pomodorini, peperoni, quello che avete. Secondo me è perfetto per i bottoni, usare le olive, magari per gli occhi io avrei usato altro. Poi per il naso ovviamente la carota, magari per la bocca poi potete scegliere quello che volete, ognuno può personalizzarlo come anche le braccine, però è molto carino. Poi c'è le ghirlande, questa ghirlanda secondo me è bellissima. Vi basta avere appunto sempre la pasta sfoglia. Poi qua c'è anche un peperone, ma potete fare il fiocco anche con altro. E i wurstel, penso che sia anche buono, piace a tutti ed è veramente veramente bella. Sempre con la pasta sfoglia, qua ci vuole un po' più di manualità, però secondo me è fattibile. È il Babbo Natale fatto con la pasta sfoglia. E ovviamente ci vuole solo un po' più di lavoro perché va tagliato, va comunque spennellato, però è veramente bellissimo. Queste sono delle cose per me molto carine, ho scoperto che le trovo su un sito, sono tutte foto prese da internet, un sito dove sono tutti vegani, scusatemi, stoppi, ma a volte è mal di gola. Nel sito dove sono tutti vegani o vegetariani, ora non so se sia vegano o vegetariano, però comunque ho fatto tutto con le verdure, poi magari se ci sarà dell'uovo o qualcosa, purtroppo potete comunque variare, lo realizza con quello che vuole, però comunque. Nella ricetta c'è scritto che erano quasi tutte verdure. Poi non so precisamente. L'altro piatto, questo è solo impiattamento. Ci sono delle mozzarelline, pomodori, rosmarino. Abbiamo anche fatto delle stelline. Abbiamo appunto olive nere, bianche, tutti i colori. Quindi basta solo avere un po' di impiattamento. Poi appunto, ripeto, questa ricetta è molto versatile, potete farla appunto anche vegana, togliendo le mozzarelline. Le mozzarelle sostituirle magari con qualche verdura, tipo magari non so, i broccoli, anche se a me purtroppo non posso mangiarli, però dei broccoletti, o se volete creare più colore potete usare delle verdure più colorate, dei romanelli, qualsiasi cosa. Questa mi piace tantissimo, basta avere del pancarre, si può fare dolce e salato, in questo caso l'ho trovato salato, nel dolce.
che si fa appunto con la Nutella, basta avere del pan carré, uno stampino, fino appunto fare queste stelline e poi fare a piramide con la Nutella. E poi metterci dei, diciamo, dei frutti rossi, ma secondo me potreste metterci quello che volete. Poi in cima penso che sia realizzata la stella con della frutta, però potete realizzarla con quello che volete. Nella versione salata vengono utilizzati sempre il pan carré con gli stampini a stellina, poi al posto della Nutella si mettono gli affettati. Ho visto metterci gli affettati, come anche magari solo l'insalata con le verdure, l'insalata russa, potete farla come volete. Salata, dolce, anche pista, però è molto carina, l'importanza è farla sempre più piccolina, ci vogliono solo gli stampini a stellina che vanno dalla più grande alla più piccolina. Penso che sia molto scenica e molto molto carina. Diciamo che quest'anno sono molto fissata con le ghirlande. Questa è realizzata, penso, con il pan carré, anche se lo vedo un po' scuro, però voglio farla col pan carré e con, penso, della salsa, però insomma potete farlo benissimo con l'insalata russa o con qualche altro tipo di salsa, tipo a me piace provare con l'uovo strapazzato e con l'avogado, che l'adoro ultimamente. Il fiocco sembra passato fatto quasi con della carta, però secondo me è fatto con qualcosa di alimentare meglio. Eviterei l'insalata perché non mi piace particolarmente, io avrei utilizzato magari qualcosa di verde, magari, non so, anche dell'insalata ma diversa. Ripeto, le ricette sono tutte versatili, potete farle anche solo con le verdure, anche solo con magari con la carne, con quello che volete. Poi l'importanza, ripeto, basta avere un po' di pane in casa e pan carré, un po' di pasta sfoglia e quasi fa tutto. Io però sinceramente ho come proprio, diciamo, idea, preferisco sempre il dolce al salato, poi ognuno ha i suoi gusti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia anche tornato un po' utile, però ovviamente la lasagna o il pesce non possono mai mancare, mi raccomando. Buone feste a tutti, niente, vedete l'hashtag sempre Christmas Challenge e ci vediamo in un prossimo video, ovviamente il cibo non mancherà mai. Niente, poi fatemi sapere cosa avete mangiato alla vigilia, a Natale e anche a tutte le altre feste. Ciao a tutti, buone feste!